anni di promesse di autonomia, anni di slogan da Roma ladrona a padroni a casa nostra, anni in cui alcuni partiti hanno raccolto negli ultimi anni un consenso elettorale incredibile. Lo rende il paradigma di una delle più colossali delusioni di cui la nostra Valle Brembana e i suoi abitanti sono state vittime della loro stessa storia. Se non si riescono a trovare i soldi per riaprire o tenere aperti certi reparti dell'unico ospedale a servizio di un'intera vallata, che sopravvive esclusivamente per il tenace attaccamento al territorio da parte dei suoi abitanti, di alcuni imprenditori e dei suoi tanti lavori pendolari, è semplicemente, lo dico, scritto a caratteri cubitari, scandaloso. Noi sindaci, diventati ormai poco più di esattori di ricchezza prodotta con sacrificio dalle nostre genti, non possiamo fare altro che scusarci con le famiglie della nostra valle, ma qualcuno invece vergognarsi, l'unico commento sintetico che posso manifestare ad altra voce. Cosa si può aggiungere? Poco davvero. Si può solo aggiungere che l'ospedale di San Giovanni Bianco è l'immagine più eloquente della caduta verticale e parebbe irrimediabile di coloro che, dividendosi al potere tra Roma, Milano e Bergamo, ci hanno costretto a sopravvivere anche in una terra di persone laboriose come la Val Brembana. Smettetela di sciacquarvi la bocca parlando di salvare la montagna, perché resta un'ultima parola che mi piace ripetere, e fatevene una ragione: vergognatevi, ridateci un ospedale degno della gente che ci abita, con sacrificio qui in montagna, o andate a farvi benedire. Architetto Michele Villarboito, ex sindaco di Serina, ora sindaco di Aviati. Vogliono esportare il modello sanità lombardo della Lombardia in tutta l'Europa. Esportino l'eccellenza della Valle Brembana. Facciano vedere in tutta l'Europa cosa stanno facendo in Valle Brembana. Che le televisioni ne parlino, perché qua non ci sono i numeri per i voti, qui ci vuole il media, bisogna far sentire a tutta l'Italia cosa stanno facendo, cosa sta facendo la Regione Lombardia e cosa stanno facendo queste amministrazioni in sanità, come funzionano questi distretti. Grazie per l'intervento.